Bentornati amici di YouTube in questo mio nuovo video. Questo mio nuovo video della mia rubrica Ora parliamo di fumetti. E oggi vi parlerò di un fumetto molto particolare che mi è piaciuto veramente tantissimo. Sto parlando di Dylan Dog Color Fest Altro Mondo. Altro quando, scusatemi. Allora, intanto, Dylan Dog. Dylan Dog è l'investigatore dell'orrore, l'investigatore del mistero. Tutto ciò che c'entra con appunto l'orrore, la paura, il mistero, viene indagato da Dylan Dog. Quindi mostri, streghe, zombie, lupi mannari, vampiri, qualsiasi cosa paranormale e sovrannaturale viene indagata dall'investigatore Dylan Dog, appoggiato dal suo collaboratore che si chiama Grucio. Allora, Dylan Dog è un fumetto inventato da Tiziano Sclavi, che è uno scrittore di fumetti che è nato proprio a pochi chilometri da me, da dove abito io, a Piacenza, se non sbaglio, o abito a Piacenza, comunque in queste zone dove abito io abito infatti in provincia di Pavia e sono vicino, e appunto ho inventato questo personaggio Dylan Dog, che è appunto questo. Comunque, allora, questo è la Color Fest a colori, naturalmente, perché i normali fumetti sono in bianco e nero, questo è a colori. 4 storie complete, 5,20 euro per 132 pagine, è semestrale. Allora, altro quando, perché all'interno appunto vi sono queste 4 storie e adesso andrò a leggervi le trame. La prima è Addio Grucio. In un prossimo cupo futuro, un vecchio e stanco old boy, che non si assegna ad appendere la pistola al chiodo, si getta nella sua ultima indagine, ignaro che non sarà lui a pagarne il prezzo più alto. Questa è una storia veramente bellissima, molto molto particolare e sottile, che poi andrò ad analizzare anche a farvelo un po' vedere le vignette e così via. Poi abbiamo La Banda Maculata, una bella giovane cliente suona al 7 di Craven Road. In casa raccoglie un insolito Grucio dai modi molto formali e soprattutto un detective dal metodi che ricordano quelli di un certo Sherlock Holmes. Infatti questa storia è ambientata nel 1886, mi pare, che naturalmente non è l'ambientazione normale di Dylan Dog. L'altra è I Giorni Oscuri. Cosa sarebbe successo se il piccolo Dylan non fosse mai giunto fino ai giorni nostri e fosse invece cresciuto nel 600 con Xabras come padre? Per capirci, per intenderci, Xabras è il dottore pazzo che nel primo numero di Dylan Dog, L'alba dei morti viventi o Il risveglio dei morti viventi, inventa il siero per la vita eterna. Forse sarebbe diventato comunque un temibile cacciatore di mostri. L'ultima invece, che anche questa è molto particolare, doppia identità. È un trentenne senza lavoro e senza aspirazioni, sempre in lite con i genitori. Vive nella sua cameretta, navigando in internet, leggendo fumetti e collezionando action figures. Un nerd, con il volto di Dylan Dog. Quindi già quando ho letto le trame mi sono subito piaciuti. Naturalmente Sergio Bonelizzo, e adesso andrò a farvi vedere un po' l'interno. Naturalmente è a colori. E intanto potete vedere subito la prima pagina con la sua tipica esclamazione giù da Valerino, e qui alcune immagini davvero spettacolari quando uccide questo zombie Grucio, che appunto, come potete vedere, è stato morso. E lui non si assegna a questo fatto e vuole aiutare il suo amico. E c'è continuamente la presenza della morte. La morte, però, come la intendiamo, come in senso pratico, pratico. Ecco, qui possiamo vedere in un'ipotetica morte che vende ombrelli. Perché poi c'è tutto dietro una storia molto particolare che non sto a spiegarvi per non farvi spoiler. Ma giusto per farvi vedere i disegni, guardate che belli. Davvero bellissimi. Questo è uno zombie, veramente molto molto belli. E quindi a questa storia con, ecco, la presenza della morte sempre in agguato, qui che Dylan Dog affronta la morte, veramente molto molto oscuro e molto 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 particolare. Comunque non sto a dirvi, non sto a farvi vedere come andrà a finire, naturalmente, perché non voglio fare spoiler.
L'altra è appunto La Banda Maculata, ambientata appunto a Londra il 6 aprile 1886. Quei disegni, anziché a differenza di questi, non sono più colori più vivi. E qui possiamo vedere intanto la casa di Dylan Dog e Grucio, qui, potete vedere, e questo appunto è, dov'è? Ecco, il mio dito accertato, vabbè, lasciamo perdere, e questo è Xabras, un quadro di Xabras. E vi è questo insolito Dylan Dog, un po' che assomiglia molto a Sherlock Holmes. E qui vi è una, deve indagare su questo, sul mistero di questo sibilo all'interno di questa stanza. Anche qui c'è tutta una storia dietro. All'interno di questa stanza di una ragazza vi è continuamente un sibilo e poi un sibilo. E poi si scoprirà che fosse un serpente gigante, ma non sto a spiegarvelo. L'altro molto, ma veramente molto bello, è I Giorni Oscuri, in cui vi è questo ipotetico di Dylan Dog, che è un cacciatore di mostri nel 600. E qui ve ne faccio vedere alcune immagini. Intanto è figlio di Xabras, figlio adottivo, non è veramente suo figlio, che è questo. Continua a cercare un siero per la vita eterna. E veramente bellissimi sono i disegni dell'alba, qui. Quei disegni degli zombie, qui lo scontro con gli zombie da parte di Dylan Dog. E poi bellissimo questo, qui continui altri zombie, davvero, davvero fantastico questo. È il continuo, questo, l'alba dei morti viventi, anche qui, bellissima questa fine. Dylan Dog apre la soglia e si trova tutti gli zombie capitanati da Xabras. Mentre l'altra, che è Doppia Identità, vede appunto questo Dylan Dog nerd, che, come potete ben vedere da questi disegni, ha la sua collezione di fumetti, le sue action figures, poi qui dice che ha le sue serie TV in Blu-ray e internet, un tipico nerd, che non ha ragazze e niente, e si vede, ad esempio qui allo specchio, si vede il suo viso, riflesso nello specchio, è il viso di un'altra persona. E poi si vede tutto questo, questa storia dietro, perché comunque Dylan Dog non è più lui, ma è ma vi è un altro ipotetico Dylan Dog che invece si chiama Dwight Dog, mi pare Dwight Dog se non sbaglio, che è questo qui. E alla fine si scopre una cosa molto particolare che, per non fare spoiler, non vi dico, ma veramente questo fantastico questo fumetto. E qui in fondo si vede i prossimi fumetti, che sono Dylan Dog la fuggitiva in edicola dal 27 aprile e Giovani Vampiri in edicola dal 29 maggio. Si può vedere veramente Dylan Dog Color Fest, se dovesse trovarlo assolutamente prendetelo, perché è veramente bellissimo, disegni favolosi. E assolutamente prendetelo, perché è veramente bello. 5,20 euro, secondo me veramente li vale. 132 pagine ed è semestrale. E niente, altro quando Color Fest di Dylan Dog. Arrivederci a tutti e al prossimo video.